Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui per le pagelle dell'Azerbaijan Grand Prix, prova valida per il sesto Gran Premio di Formula 1 2021 di quest'anno. Gran Premio che ha visto Max Verstappen confermarsi in testa, nonostante comunque un ritiro, perché un altro grave errore l'ha fatto la Mercedes Lewis Hamilton, che probabilmente si è fatto ingolosire da prendersi tutta la porzione del piatto e invece ci va a lungo con il ritorno del bottone magico. Andiamo ad analizzare innanzitutto il vincitore del Gran Premio 7,5. Allora, diciamo che sinceramente, ragazzi, Sergio Perez dall'inizio dell'anno non era stato, diciamo, troppo davanti alle aspettative. Perché se guidi una Red Bull, che quindi, come si dice, è la macchina migliore di quest'anno, tu a Monaco dovevi stare davanti Sainz e davanti Norris. Diciamo che lui è un animale da gara, rimedia sempre in gara ciò che non fa in qualifica. Alla fine della fiera, ragazzi, arriva primo battendo Gasly e Vettel, due pressoché battibili. Se fosse arrivato dietro uno di questi due, si sarebbe parlato di occasione persa per lui. Quindi il voto non è altissimo e preferisco contenermi dandogli comunque un 7,5, perché un garone l'ha fatto, tenendo il passo comunque di Verstappen, che ottiene un 7. Alla fine il ritiro non è gran parte colpa sua. Potevo anche dargli un 7,5, quindi come il suo compagno di squadra, perché entrambi sono andati di poco al di sopra delle aspettative, quindi di poco al di sopra del 6, del 7,5, diciamo così, ragazzi. E hanno fatto anche delle ottime scelte in gara, quindi una gara pressoché perfetta fino al ritiro per Verstappen. Gli tolgo un mezzo voto perché molto spesso si lamenta praticamente a vuoto, quando anche lui è stato, diciamo, autore di incidenti in passato. Quindi insomma, sento un po', mi viene un po' da ridere quando sento Verstappen lamentarsi di ciò. 6 meno per Lewis Hamilton. Ecco, se l'errore di Verstappen non è stato errore del pilota, invece per Hamilton è un discorso completamente diverso, perché l'errore è stato suo, a prescindere che sia bottone magico o meno. Io penso che sia davvero bottone magico, perché non credo direbbe ai media una cagata Lewis Hamilton. Quindi insomma, al di sotto della sufficienza, però per il resto c'è da dire che Lewis Hamilton ha fatto un garone, ragazzi, con un catorcio, perché diciamoci la verità, in questa gara la Mercedes era un catorcio. Se Bottas riesce a stare solamente davanti alle Haas, mentre Sebastian Vettel con Aston Martin vola, appunto Sebastian Vettel Driver of Day, per me Lewis Hamilton poteva avere anche, tranquillamente anche 4, ma gli do 6 meno praticamente per questo, perché comunque quest'auto era addirittura per me inferiore a quasi al centro gruppo, ragazzi, se Bottas si è fatto così cagare. La scena a Lewis Hamilton invece gliela ruba Sebastian Vettel, ragazzi. Lui ruba la scena a Lewis Hamilton. Pensate che in due gare Sebastian Vettel non solo ha superato il compagno di squadra in classifica, che nelle precedenti quattro gare sembrava quasi averlo surclassato, e lo ha superato di ben 19 punti, ragazzi, ma riesce a stare addirittura davanti a Daniel Ricciardo e riesce addirittura a portare un podio partendo dall'undicesima posizione, facendo veramente dei sorpassi spettacolari con una strategia mostruosa. Quindi super super Sebastian Vettel per la seconda volta consecutiva Driver of Day, sia per me che per la FIA. 7,5 invece per Pierre Gasly. Lui è sempre stato lì davanti. Alla fine vederlo terzo non è troppo una sorpresa con i ritiri di Hamilton e Verstappen, ragazzi, e con il degrado, diciamo così, di Charles Leclerc. Alla fine porta a casa un buon podio, più di così non poteva fare, si difende bene da Charles Leclerc e ottiene veramente un super passo gara, complice anche la strategia per tutta l'intero Gran Premio. Quindi super super per Gasly, che un 7,5 a casa lo porta. Invece 6 meno per Norris. Ok ragazzi, Norris partiva 8 posizioni dietro Leclerc e alla fine ci finisce solamente una posizione dietro, quindi già questo fa un po' ridere in sé, no? Però alla fine ottiene un 6 meno Lando Norris, perché sta facendo male. Alla fine farsi battere da Leclerc in questo momento ci sta per una Ferrari davvero super, anche perché la McLaren ha limitato i danni. Ora che la Ferrari sta andando fortissimo, ha perso solamente 7 punti in due gare, quindi veramente pochissimo, anche se la Ferrari l'ha superata in classifica costruttori. 7 per Leclerc, grandiosa la pole position, ma piccolo errore quando ha superato Gasly, anche se poi è facile ragionare col senno di poi, perché alla fine un pilota che vede un buco, se non si infila, non è un pilota, insomma, diciamo così, no? Quindi 7 per Leclerc, che comunque nel complesso ha fatto un buon weekend anche per Yuki Tsunoda, che ottiene punti, che fa ottenere dei punti importanti all'Alfa Tauri in questo momento, meritatamente al quinto posto in classifica, con però appena 2 punti di vantaggio sull'Aston Martin e comunque ben 14 sull'Alpine. C'è anche l'Alpine, anche se l'Alpine ha decisamente meno punti rispetto all'Alfa Tauri e Aston Martin. Comunque Yuki Tsunoda nel complesso ha fatto veramente un bel weekend, con il suo miglior risultato che finora è la settima posizione.
Bene, anche Fernando Alonso, 8 meno, gli avrei dato 6 e mezzo, forse 7, non fosse stato per quella ripartenza. Però, insomma, ragazzi, nel complesso, in queste 6 gare, Fernando Alonso ha dimostrato di essere forse un po' meno continuo, ha meno continuità rispetto a un tempo. Però, ragazzi, i suoi colpi ogni tanto ce li ha, perché in questa gara un Fernando Alonso che fa un ottimo sesto posto con una ripartenza da paura vuol dire che i suoi colpi ce li ha, ragazzi. 5 per Daniel Ricciardo, che la guida della McLaren sembra fare solamente disastri, alla fine. Per 3 gran premi su 6 non è riuscito ad andare oltre il nono posto con una macchina che di regola dovrebbe essere costantemente tra le prime 8. Quindi 5 per Daniel Ricciardo che si fa superare in classifica anche da Gasly e da Vettel, comunque che non ha avuto inferiore. Bene Carlos Sainz con un ottavo posto, comunque gira e rigira Sainz in qualche modo a punti ci finisce, fa anche comunque delle discrete prestazioni, però più di così non ti fa ottenere nulla, nel senso che alla fine ha fatto un errore in qualifica, un errore in gara, quindi mi aspetto leggermente di più da lui, soprattutto per dare continuità al podio ottenuto a Monaco. Quindi 6 meno per Sainz, non è un rimprovero, però 6 non riesco a dargli, ma comunque neanche un'insufficienza grave. 6 meno per Sainz, che si conferma settimo in classifica, a meno 10 dal compagno di squadra. 10 per la Red Bull per quanto riguarda le scuderie, hanno servito sul piatto d'argento i due piloti la possibilità di fare una doppietta, complici anche il momento no della Mercedes. Loro una doppietta devono fare anche per portarsi avanti sia nel mondiale piloti che costruttori, e così hanno fatto. Purtroppo Verstappen è stato anche sfortunato, ma è stato bravissimo Sergio Perez a sfruttare l'occasione data, e quindi la Red Bull riesce ad ottenere una super vittoria con un grande 10 in pagella, assolutamente meritato per questo gran premio. Bene anche la Ferrari, due podi. No, due podi magari, due pole e un podio nelle ultime due gare. Comunque hanno ottenuto anche il terzo posto in classifica costruttori superando la McLaren, anche se in classifica piloti Leclerc è ancora ben 14 punti dietro a Norris. Quindi insomma ragazzi, alla fine la Ferrari ha fatto una buona prestazione, quindi 7 in pagella, sta migliorando la vettura, solo che mi aspetto qualcosa in più di più in termini di strategia, perché hanno fatto un piccolo errore nella strategia di Leclerc che quindi ha consentito secondo me a Gasly e Vettel di guadagnare quelle posizioni, perché poi alla fine ragazzi, se non fosse per quell'errore lì, Vettel era davanti a Gasly, Vettel scusate, Leclerc era davanti a Gasly, mi sono fatto prendere dalla nostalgia, e quindi di conseguenza quando Gasly bloccava Vettel e Leclerc non lo superava, almeno io la vedo in questo modo. 4 invece in pagella per la Mercedes che poteva sicuramente fare qualcosa di più, veramente opaca, distruttivo Bottas, cioè le hanno fatto veramente, non riescono a trovare il giusto assetto, hanno fatto cagare anche a Hamilton, ma meno male che Hamilton un mezzo miracolo gli ha fatto, anche se poi ha ripremuto il bottone magico. 7 per l'Alfa Romeo che invece si conferma essere più a ridosso spesso della zona punti, stando addirittura davanti la Mercedes, e 8 per l'Aston Martin che si conferma in questo momento la regina delle strategie. Peccato per Stroll perché comunque anche lì una posteriore ha ceduto, così come con Verstappen, però ragazzi, nel complesso, la Aston Martin nelle ultime due gare è migliorata tantissimo, ottenendo punti veramente importantissimi in ottica mondiale e portandosi a meno 2 dal quinto posto in classifica, che in questo momento sembra essere un obiettivo ampiamente alla portata per la scuderia di Lawrence Stroll. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, invita a lasciare mi piace, caso contrario, un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione, link per seguirmi su Instagram. Da Monisport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.